dire qualcosa, potete farlo usando il vostro microfono, ma se state sentendo altre cose o parlando con altre persone, vi prego di controllare questo. Allora, leggiamo. Io era già di quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando dietro a me, drizzando il dito, una gridò. Vè che non par che luca lo raggio da sinistra quel di sotto e come vivo par che si conduca? Gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidile guardar per meraviglia pur me e il lume che era rotto. Perché l'animo tuo tanto s'impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti, che ti fa ciò che quivi si pistiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti, che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sopra pensier da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potea io ridir se non invegno? Dissilo alquanto del color cosperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan gente innanzi a noi un poco, cantando miserere, avverso avverso. Quando s'accorser chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un lungo e roco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi a dimandarne: di vostra condizione fatene saggi. E il mio maestro. Voi potete andarne a ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, con mio avviso, assai è lor risposto. Facciangli onore ed esser po' lor caro. Vapori accesi non vidi io sì tosto di prima notte, mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno. E giunti là con gli altri a noi dir volta come schiera che scorre senza freno. Questa gente che preme a noi è molte, vegnonti a pregar, disse il poeta, però pur va e in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti, venian gridando un poco il passo queta. Guarda se alcun di noi un qua vedesti, sicché di lui di là novella porti. Deh, perché vai? Deh, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accora. E io, perché nei vostri visi guati, non riconosco alcun, ma se a voi piace, cosa che io possa, spiriti bennati, voi dite io farò per quella pace che dietro ai piedi di siffatta guida, di mondo in mondo cercarmi si face. E ora incominciò. Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti prego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sia di tuoi prieghi cortese, infano, sicché ben permessa d'ori, purch'io possa purgar le gravi offese. Quindi fui io, ma li profondi fori, onde uscì il sangue in sul qual io sedea, fattimi fuori in grembo agli Artenoni, laddove io più sicuro esser credea. Quel da est il fe far che m'avea in ira assai più in là che dritto non volea. Ma se io fossi fuggito inver la mira quando fui sovraggiunto ad Oliaco, ancor sarei di là dove si spira. Hola, hola. Corsi al palude e le cannucce il branco mi impigliarsi chi caddi e livi Dio delle mie vene farsi in terra l'arco. Poi dissi un altro, deh, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, son buon conte, Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fonte.
E io a lui, qual forza o qual ventura ti traviossi fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, risposelli, a piè del Casentino, traverso un'acqua ch'ha nome l'Archiano, che sovra l'erbo nasce in Avennino. Là ave il vocabol suo diventa vano, arriva io forato nella gola, fuggendo a piede, sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e qui vi caddi e rimase la mia carne sola. Io di Roberto e tu il ridi tra i vivi. L'angel di Dio mi prese, quel d'inferno gridava, o tu del ciel perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel malvoler che pur mal chiede con l'intelletto e mosse il fumo il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle come il dì fu spento, da Pratomagno al gran Giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno ari in acqua si converse. La pioggia cadde, ai fossati venne, di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rovesto, e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce. Chi fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe, per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguito il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia. Siena mi fe, disfece mi maremma. Salsi colui che inannelata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Allora, vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo letto come Dante trova in questa pianura, colindante ormai con, diciamo, la Giants, cominciando la salita della montagna, l'anima di Belacqua col suo amico che con altre anime è seduto all'ombra di una grande pietra senza muoversi. Ecco, questo canto, come ora vedremo, è di un grande dinamismo e infatti le anime che Dante trova qui corrono, hanno molta fretta, capiremo subito perché. Allora, Dante si riferisce appunto a quelle anime che la critica di solito chiama i negligenti, perché vi ricordate che questa parola, la negienza, è quella che Dante attribuisce come personaggio al suo amico Belacqua. Parte appunto il canto nominando quelle ombre. Io era già da quell'ombre partito, quindi mi ero già allontanato da quelle ombre, tra cui c'è quella di Bellacqua, e seguitava l'orme del mio duca, e stavo, come al solito, seguendo l'orme dei passi di Virgilio, quando di retro a me, drizzando il dito, una gridò. Cioè, quando dietro di me, dice Dante, indicandomi chiaramente con il dito, un'anima gridò. Ve che non par che luca lo raggio da sinistra quel di sotto e come vivo par che si conduca. Cioè, vedi o vedete che non appare che il raggio del sole che ferisce da sinistra quello di sotto a quello che va salendo dietro a Virgilio, non appare che luca. Cioè, quello che sta notando l'anima è che il raggio del sole è interrotto dal corpo reale di Dante, quindi progetta un'ombra, e nota anche che Dante cammina come un vivo, probabilmente ansimando, stanco per il peso del corpo, che è anch'esso un argomento di cui abbiamo avuto modo di trattare
trattare prima, no? Quando Dante chiede a Virgilio di aspettarlo, perché a differenza di Virgilio, che è un'anima, Dante ha un corpo per cui fa fatica a fare questa salita. Allora, siccome il sole è più alto, evidentemente le anime cominciano a notare che Dante progetta un'ombra, e Dante, sentendo che parlano di lui, si rivolge al suono di questa frase, gli occhi rivolsi al suono di questo motto, cioè rivolsi al suono di questa, di queste parole, gli occhi, e vidile, cioè le ombre, vidile guardar per meraviglia pur me il lume che era rotto. E vidi come guardavano la mia ombra e guardavano me, e tornavano a guardare l'ombra, e tornavano a guardare me, meravigliate le anime. Meravigliate ovviamente di questo fatto eccezionale, cioè che un vivo avente ancora il corpo stia percorrendo il purgatorio. E Virgilio, vedendo che Dante si è distratto, che sta guardandosi indietro per vedere chi è che parla di lui, lo ammonisce con ben 8 versi, anzi 9 versi, che insomma ad alcuni critici sono sembrati un po' esagerati nella loro durezza, perché Dante semplicemente ha mosso il capo per guardare chi è che stava parlando di lui, e Virgilio interviene al verso 10 così: perché l'animo tuo tanto si impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti, che ti fa ciò che qui vi si pispiglia? Cioè, perché il tuo animo si impiglia è una metafora, no? È come se rimanesse ostacolato da qualcosa di fisico, cioè perché si impiglia, rimane come in mezzo a una rete, il tuo animo, così tanto che rallenti la tua camminata, dice Virgilio. Chiaramente Dante, guardandosi indietro, come in qualsiasi essere umano, cammina un po' più lento di prima. Che ti fa? Cioè, che ti può dare quello che loro stanno pispigliando? Come dicendo, nessuno ha parlato a te direttamente, no? Stanno parlando di te. E allora, tu perché te ne devi occupare? E aggiunge al verso 13, vien dietro a me e lascia dir le genti. Un verso che è rimasto come modo di dire nell'italiano anche moderno. Cioè, tu inseguimi e lascia che la gente parli. Sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Cioè, tu rimani fermo come una torre che non crolla, cioè che non scuote giammai, cioè mai, la cima a causa dei venti che muovono invece gli alberi, per esempio. E subito dopo questo, diciamo, questo monito, una generalizzazione al verso 16, che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sopra pensier da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Allora, già che, dice Virgilio, sempre l'uomo in cui un pensiero rampolla su un altro pensiero, rampollare è una metafora biologica, no? Che è, diciamo, il sorgere di una nuova foglia verde. Allora dice, l'uomo in cui un pensiero nasce subito dall'altro, dilunga il segno da sé, cioè allontana da sé il bersaglio, l'obiettivo, la meta del viaggio, perché la foga, cioè la forza di uno dei pensieri, insolla, cioè ammorbidisce, mitiga la forza dell'altro pensiero. E quindi è una dichiarazione forte, generalizzata, sulla diciamo, la dispersione dei pensieri. Va bene?
Allora, come vi dicevo, molti critici hanno trovato eccessiva questa fermezza di Virgilio, come dicendo, vabbè, insomma, Dante mica si era seduto a conversare, aveva solo guardato coloro che parlavano di lui. Perché Virgilio diventa così, insomma, rigido? Intanto una cosa che possiamo subito osservare è che, come vi anticipavo prima, questo è un canto dove il dinamismo è centrale. In qualche modo Virgilio sta esortando Dante a evitare una qualsiasi distrazione che rallenti il suo andare. Tra l'altro uno potrebbe anche pensare che questo sempre, no? Sempre l'uomo è parte degli insegnamenti che Virgilio impartisce al discepolo, che forse dovrebbero durare anche quando Virgilio non sarà più accanto a Dante. Possiamo immaginare che Dante, quando tornerà al mondo, anche lì verrà segnalato come colui che è andato nell'aldilà, e Virgilio in qualche modo lo sta preparando a non distrarsi e a continuare il suo obiettivo, che è quello di scrivere questo poema, vero? Allora il povero Dante, come ogni volta che Virgilio l'ammonisce, si vergogna, arrossisce, verso 19, che potea io ridir se non io venia? Cioè, che potevo fare? Potevo dire no, lasciami qua, insomma, vengo, dice Dante, dissilo alquanto del color cosperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. Cioè, lo dissi, cioè dissi io venio, un po' tinto del colore che fa sì che l'uomo, in senso impersonale, diventi a volte degno di perdono. Cioè che la stessa vergogna, come è già capitato, vi ricordate quando Dante si vergogna nell'inferno, che dice come colui che sognando, cioè che sta sognando e desidera di star sognando, ma senza saperlo, è come lui vuole, così io ero arrossito e Virgilio, insomma, poi l'aveva perdonato subito. Allora, al verso 22, intanto per la costa di traverso venivan gente innanzi a noi un poco, cantando miserere a verso a verso. Cioè, nel frattempo, mentre io e Virgilio avevamo questo dialogo, per la costa attraverso di noi venivano delle genti un po' davanti a noi che cantavano miserere versicolo a versicolo. Il miserere è il Salmo 50, che è il quarto canto penitenziale che la liturgia medievale voleva si cantasse in quaresima. In cui, cioè, è di questi canti attribuiti a Davide, in cui Davide chiede perdono per il proprio peccato, attribuendo appunto questa possibilità di perdono a Dio e non ai propri meriti. E quindi queste anime che Dante trova si danno forza con il canto che chiede il perdono a Dio. Quindi sono anime che, nonostante non siano ancora arrivate alla prima cornice del purgatorio, stanno già lavorando, a differenza di Belacco e gli altri, che se ne stanno lì a sedere tranquilli, tanto come dicono, l'angelo non li farebbe passare. Anche queste anime che, come vedremo, neanche loro sono ancora ammesse alla montagna vera e propria, stanno già, insomma, cantando un inno liturgico che chiede il perdono. E al verso 25, quando s'accorse chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un o lungo e ropo. Allora, queste nuove anime che sono sopraggiunte, quando si resero conto che Dante progettava un'ombra, cambiarono il loro canto in un o lungo e roco. Quindi sono talmente stupefatte di questa straordinaria presenza di un corpo vivo
nell'aldilà che addirittura smettono di cantare questo canto penitenziale e si ammirano anche vocalmente. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi e dimandarne: di vostra condizione fatene sangi. Cioè due di loro, come se fossero messaggeri, corsero verso di noi e ci domandarono: fateci sapere qual è la vostra condizione. Cioè avendo capito che Dante ha un corpo che progetta l'ombra, due corrono, vedete, questo è il primo dei verbi che, come dicevo, enfatizzano il dinamismo di queste anime, poi ne verranno, cioè appariranno altri, non solo verbi, ma anche similitudini, e chiedono immediatamente qual è la loro condizione, cioè come mai Dante da vivo sta percorrendo questo regno. E al verso 31 risponde Virgilio: e il mio maestro, voi potete andarne a ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Cioè potete effettivamente andare, tornare al vostro gruppetto e descrivere a coloro che vi hanno mandato a sapere qual è la condizione nostra, che effettivamente, cioè potete confermare che il corpo di questo, cioè di Dante, è carne vera. E aggiunge Virgilio: se per veder la sua ombra restaro, con mio avviso, assai è lor risposto. Facciagli onore ed esser può lor caro. Allora, se come io ho capito, dice Dante, io avviso, quelle che stavano prima camminando sono restate per il fatto di aver visto l'ombra di Dante, questa risposta è sufficiente per loro. Che facciano onore a Dante, già che quello gli può essere caro, cioè può essere importante per loro parlare cortesemente con Dante. Chiaramente noi, insomma, possiamo già a questa altezza, anche se ancora non molto alta del nostro percorso, capire che Virgilio sta alludendo indirettamente alla possibilità che il viaggio di Dante vivo offre alle anime di inviare messaggi ai parenti. Va bene? Perché, come abbiamo detto nei canti precedenti, Dante, attraverso la voce di alcuni personaggi di questo antepurgatorio, conferma appunto la validità dei suffragi fatti dai vivi virtuosi che vivono in grazia di Dio, come ha detto Bellacqua alla fine del canto scorso. Va bene? A questo si riferisce Virgilio quando dice gli può essere caro, cioè può fargli bene. E qui queste anime che già erano corsi, il verbo era correre, verso Dante e Virgilio, al verso 37 Dante come scrittore ci presenta la enorme velocità con la quale tornano al gruppo a trasmettere questa informazione attraverso una similitudine con le stelle cadenti e i lampi, che erano due fenomeni che la meteorologia medievale attribuiva allo stesso fenomeno fisico, che è appunto questo che Dante nomina all'inizio del verso 37 come vapori accesi. Allora, leggiamo questa similitudine. Vapori accesi non vidio sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasse al suso in meno. Allora, io non vidi mai così velocemente i vapori accesi, che erano appunto le stelle cadenti durante la notte, perciò dice di prima notte, fendere sereno, cioè un cielo senza nuvole, né quando cala il sole nuvole d'agosto attraversare i lampi estivi, che coloro non tornassero su, cioè verso le anime dalle quali si erano separati per andare a chiedere a Dante, in meno tempo, quindi più veloci di un lampo,
queste anime corsero a trasmettere il messaggio che Virgilio gli ha appena dato, e giunti là con gli altri a noi di rivolta come schiera che scorre senza freno. Una volta arrivati là dove erano i compagni, virarono con gli altri verso di noi come una schiera che corre senza freno. Tutti, come vi dicevo, elementi che tendono a sottolineare la velocità di queste anime. Questo perché è interessante? Perché uno dei dati che poi saranno una costante nel libro, ma di cui noi veniamo a sapere quasi per la prima volta, perché in qualche modo questo topos è stato annunciato nel dialogo con Belacqua. Vi ricordate che Dante aveva domandato a Belacqua: ma tu perché sei qua seduto? Stai aspettando che qualcuno ti guidi, una scorta, o ti ha ripreso il modo usato? Cioè, sei pigro come eri in terra. Quando abbiamo letto quei versi, avevamo commentato che uno dei tratti interessanti di questo purgatorio dantesco è appunto la continuità dell'atteggiamento psicologico che le anime manifestarono in vita anche una volta che si sono liberate dal corpo. Ed effettivamente questa velocità quasi violenta con la quale corrono più veloci del raggio queste anime, come ora vedremo quando leggeremo i canti che seguono, rispecchia in qualche modo l'urgenza della conversione che caratterizzò questo gruppo. Perché in questo bellissimo episodio, come vedremo, noi potremo leggere com'è stata la morte di tre personaggi che parlano tutti e tre di seguito, anche se noi dovremmo per forza interrompere mentre spieghiamo, ma che in un modo molto accelerato si prendono, ognuno prende la parola immediatamente quando l'altro ha finito, che sono tre personaggi molto diversi dal punto di vista della loro vicenda, eccetera, ma che hanno in comune tutti e tre, come ora si dirà, il fatto che sono stati ammazzati, quindi sono morti per violenza e si sono pentiti in fin di vita. Perciò appunto non hanno ancora cominciato la purgazione vera e propria. E quindi è come se quest'urgenza nel pentirsi, che caratterizzò il loro passaggio dalla prima vita alla vita eterna, trovasse una sorta di continuità in quest'urgenza che hanno nel parlare con Dante, nel correre verso di lui, nel trasmettersi queste informazioni che riguarda appunto l'accelerazione possibile della loro penitenza. Allora, Virgilio al verso 43, quando vede che questi qua stanno andando da Dante, anzi stanno venendo, no, dal punto di vista di Virgilio, verso di loro, per inviare dei messaggi chiaramente ai loro parenti, amici nel mondo, avverte Dante che cosa deve fare. Ed è di nuovo un avvertimento che riguarda l'importanza del tempo nella penitenza. Perché infatti, ora vedremo, Virgilio dirà: tu sentili, ma non ti fermare a parlare con loro. Va bene? Al verso 43 è Virgilio che parla. Spegnete i microfoni, per favore. Questa gente che preme a noi è molta e vegnonti a pregar, disse il poeta, però curva e in andato ascolta. Aspettate un attimo che... Ecco, silenziato. Non è un modo piacevole, perché mi sembra un po' fascistoide silenziandovi tutti, però a volte qualcuno dimentica. Sapete che comunque se volete parlare potete aprire il microfono e farlo, per carità. Allora, verso 43. Questa gente che preme a noi è molta, disse il poeta, però pur va e in andando ascolta. Allora, Virgilio dice a Dante: questa gente che preme a noi, cioè che ci sta facendo un po' di pressione,
È tanta, cioè sono tante le anime, è come, cioè è sottinteso, se ti fermi a parlare lì, questo viaggio nell'aldilà non finisce più. E vengono a pregarti, sono molti, perciò tu continua ad andare e ascoltali in andando, quindi mentre cammini, ascoltali. E immediatamente, senza un verbo che li introduca, appare una voce corale di che in qualche modo rende, chiaramente non è che tutti dicono allo stesso tempo le stesse parole, no? Per carità, il libro di Dante è sempre verosimile, ma chiaramente il senso è che fra tutte le voci che Dante sentiva, ricostruiva un senso unico. Pragmatico di questa richiesta. Al verso 46, o anima che vai per essere lieta con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando, un poco il passo, queta. Di nuovo una definizione sull'obiettivo del viaggio di Dante. Sappiamo che lui è in ricerca della libertà, sappiamo che è alla ricerca della pace. Adesso c'è una nuova definizione, o anima che vai, cioè che stai camminando, facendo questo cammino, per essere lieta, cioè per arrivare alla letizia, alla beatitudine che caratterizza i salvati, e lo stai facendo con il corpo con il quale sei nato, con quelle membra con le quali nascesti. Chiaramente questo, questo epiteto per Dante, no? Che cammina con le membra con le quali nacque, è chiaramente giustificato dal punto di vista narrativo per il fatto che loro hanno appunto riconosciuto Dante dal fatto che il proprio corpo progetta un'ombra, a differenza dei corpi apparenti loro. Ma anticipa allo stesso tempo un argomento che apparirà nella voce dei primi due personaggi che parleranno con Dante, che l'importanza che ha per loro il corpo, diciamo, materiale che hanno lasciato nel mondo. Questo affetto che provano ancora verso questo corpo mortale, loro che sono già lanciati verso la resurrezione dei corpi, però siccome non hanno ancora cominciato la penitenza, sono ancora fortemente legati animicamente a questo corpo che gli è stato tolto con la violenza. Va bene? Allora, venivano gridando tutti, acquieta un po' il passo, cioè fermati un po' così puoi parlare con noi, e aggiungono al verso 49, guarda se alcun di noi unque vedesti, sicché di lui di là novella porti, cioè guarda se nel mondo hai visto qualcuno di noi, così poi porti una notizia nel mondo di lui, cioè della persona che forse riconosci. Ed evidentemente, siccome Dante non si ferma, aggiungono: de perché vai, de perché non t'arresti, cioè perché continui a camminare, de perché non ti fermi, questa ripetizione del de, no? Di questa interiezione chiaramente dell'oralità è di un enorme carattere colloquiale, no? Delle anime, no? Di questa lingua cui forse noi che felicemente abbiamo già superato l'intero inferno ci siamo abituati, ma che è di una novità strepitosa nella letteratura italiana, non solo quando Dante scrive, ma continuerà ad essere un unicum fino all'Ottocento, fino a Manzoni, nessun altro scrittore della letteratura italiana oserà avvicinare la propria lingua letteraria alla lingua dell'oralità colloquiale, che nel caso della tradizione letteraria italiana è particolarmente distante dalla lingua degli scrittori. Quindi Dante è una grande eccezione in questa sua verosimiglianza davvero, insomma, stupefacente. Allora queste anime chiaramente continuano a inseguire Dante che non si ferma perché chiaramente sta dando retta a quello che gli ha detto Virgilio
E al verso 52, sempre tutte le anime insieme, dobbiamo dedurre, come vi dicevo, che magari una parte del discorso la dice uno, un'altra, ma Dante non ha ancora distinto in questo gruppo di anime degli individui, come capiterà invece quando comincia a parlare il primo dei tre personaggi che occuperanno tutto cioè il resto del canto. Allora, al verso 52, noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Ecco perché hanno questa urgenza. Noi siamo stati ammazzati, cioè siamo morti per forza a causa della violenza, e siamo stati peccatori fino all'ultima ora. Ecco perché non sono in una delle cornici a purgare una tendenza peccaminosa. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accora. Incredibili, bellissimi versi. Quivi, cioè alla fine, nell'ultima nostra ora, una luce del cielo ci fece accorti, cioè ci rese consapevoli del fatto che eravamo peccatori, in modo che pentendoci e perdonando, bellissimo questi due gerundi, no? Pentendoci dei propri peccati e perdonando coloro che ci avevano offeso. Questo è molto importante, perché questi sono morti ammazzati, ma capiscono nell'istante in cui stanno perdendo la vita che l'odio o il rancore verso i propri assassini ferisce anche loro, e che per morire in grazia di Dio è bene che perdonino. Va bene? E infatti questi tre personaggi, le cui ultime vicende leggeremo in seguito, hanno in comune anche questo perdono, cioè il fatto che non manifestano alcun rancore nei confronti di coloro che li ammazzò. Adesso lo leggeremo. Allora, una luce del cielo ci fece ravvedere, in modo che pentendoci e perdonando uscimo fuori dalla vita pacificati con Dio, Dio che n'accora dal desiderio di vedere sé, cioè questo Dio che ci opprime nel desiderio di vederlo. Ecco la fretta che hanno. Essendosi pentiti in extremis, non vedono l'ora di potersi pentire e vedere questo Dio che gli ha permesso generosamente di salvarsi dopo un'intera vita di peccati per una lagrimetta, come leggeremo nell'episodio che segue. Allora, al verso 58, è Dante, che è stato appena richiesto di fare lo sforzo di riconoscere qualcuno di loro, evidentemente li ha guardati e risponde: e io perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa che io possa, spiriti bennati, voi dite io farò per quella pace che dietro ai piedi di si fatta guida, di mondo in mondo cercarmi si face. Allora Dante dice: nonostante io guardi con attenzione nei vostri visi, non riconosco nessuno, quindi non vi ho mai visti, ma è come dicendo: questo non importa, io comunque posso mandare dei messaggi vostri, anche se non vi ho conosciuti di persona. Per cui dice: ma se a voi piace qualcosa che io possa fare, spiriti bennati, perché destinati alla salvezza, ditelo e io lo farò. E Dante giura per quella pace che, dice, dietro ai piedi di questa guida, cioè di Virgilio, mi si fa cercare di un mondo in un altro, quindi dall'inferno fino al paradiso, attraversando anche il purgatorio.
Quindi Dante giura, vi giuro per quella pace che mi è stato permesso di cercare dietro Virgilio, che io, se è nelle mie possibilità, vi aiuterò. E allora al verso 64, 1, ecco che sorge una voce singola dal coro precedente. Uno risponde a Dante e uno incominciò. Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa non ricida. Come dicendogli, non era necessario che tu giurassi per quella pace, perché noi ci fidiamo. Cioè, sono anime, le anime del purgatorio che sono già unite alla volontà divina, riconoscono indubbiamente, a differenza dei condannati che Dante ha visto nell'inferno, riconoscono subito che se Dante sta facendo questo viaggio da vivo è perché anche lui, come loro, gode di una grazia straordinaria, per cui non è necessario che Dante giuri, perché a loro non viene nemmeno in mente che Dante possa mentire, visto che gli è stato dato di fare questo cammino, vero? Allora gli dice, ognuno di noi si fida del fatto che tu ci beneficerai senza bisogno che tu ci giuri, purché, cioè, se il volere non è interrotto dal non potere, dalla mancata possa. Quindi che se tu potrai aiutarci, lo sappiamo che lo farai. E quindi al verso 67 aggiunge, ond'io che solo innanzi agli altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sie di tuoi prieghi cortese, infano, sicché ben permessa d'ori, purch'io possa purgar le gravi offese. Allora dice, per cui io, visto che noi ci fidiamo, che tu lo farai, che parlo prima degli altri da solo, ti prego, se tu torni a vedere quel paese che, come vediamo ora, è la Marca Anconitana, da cui è originario questo personaggio, la cui identità non lo conosciamo ancora, la Marca Anconitana che è definita attraverso i suoi limiti, che siede tra Romagna al nord e quel di Carlo, il Regno di Napoli, nominato attraverso Carlo di Angiò, che era appunto il suo re. Quindi se vedi la Marca Anconitana, ti prego che tu mi sia cortese con le tue preghiere in Fano, una città appunto di quella zona, in modo che per me si preghi bene affinché io possa purgare le gravi offese che ho fatto. Quindi c'è anche una confessione di peccati gravi, come c'era anche, vi ricordate, in Manfredi, orribili furono i peccati mie, e subito dopo, come hanno fatto tanti personaggi dell'inferno, noi ormai siamo abituati a questo, anziché dire il proprio nome, si presenta attraverso il suo luogo di nascita, ed evidentemente sia per Dante che per i lettori medievali non c'era dubbio dell'identità sua. Al verso 73, quindi fui io, ma li profondi fori onde uscì il sangue in sul quale io sedia, fattimi fuori in grembo agli anteriori, laddove io più sicuro essere credea. Allora dice, io fui di là, cioè di Fano, ma le profondi ferite dalle quali uscì il sangue, nel quale io come anima avevo la mia sede, e ricordate, l'abbiamo detto credo qualche volta, che secondo, insomma, la codificazione medievale, il sangue era la residenza, diciamo, corporea dell'anima. Allora, ma le ferite che io ricevetti della morte, dalle quali uscì il mio sangue, mi furono fatti i fori in grembo agli antenori. Quest'anima che Dante ha già sicuramente riconosciuto è Jacopo del Cassero,
un uomo d'armi guelfo molto importante, morto 2 anni prima di questo dialogo con Dante, nel 1298, che si era opposto al marchese Azzo d'Este di Ferrara, impedendo il suo dominio nella città di Fano, per cui era stato assassinato da sicari appunto di Azzo d'Este. E la sua storia è chiaramente molto famosa, per cui tutti i commentatori antichi lo riconoscono subito, anche se lui non ha detto il nome. E quando parla del grembo in Antenora si sta riferendo alla città di Padova, che siccome era guelfa era un posto, come aggiunge lui al verso 76, dove Jacopo credeva di essere al sicuro perché doveva essere tra amici. E invece qua, molto sottilmente, senza entrare nei dettagli, li sta accusando di tradimento, perché vi ricordate che l'Antenora era una delle 4 zone di Cocito, del nono cerchio dove sono finiti i traditori, quello riservato appunto ai traditori politici. Allora, lui in sintesi non si è presentato per nome, ma ha detto a Dante: ti prego, se tu vedi qualche volta la marca anconetana, di pregare per me in Fano, perché io ero da lì, ma le ferite mortali mi sono state inferte a Padova da traditori, laddove io credevo di essere al sicuro. E al verso 77, quel da esti il feffar, che m'avea in ira, sai più là che dritto non volea. Cioè, Azzo VIII, appunto, il marchese di Ferrara, quel da esti, li feci fare, cioè mi mandò ammazzare, il marchese che mi aveva in ira molto più in là di quello che esigeva il diritto. Questo è interessante perché è come se quest'anima ammettesse che una certa ira l'avrebbe meritata, insomma, che lui si era comportato in un modo tale da meritare l'ira di Azzo d'Este, ma che evidentemente questa sua uccisione a tradimento attraverso i sicari è eccessiva per quello che lui avrebbe meritato per diritto, il che anticipa un argomento interessante che abbiamo toccato velocemente nell'inferno, ma che poi vedremo nel mezzo del purgatorio, che si riconferma, che è il fatto che l'ira, che è uno dei peccati di incontinenza, non è un peccato, una delle colpe che è un male in se stesso, ma che c'è un'ira buona, cioè esiste un'ira buona che probabilmente consiste nel mezzo virtuoso aristotelico tra un eccesso di ira, che è quello che dalle parole di Jacopo del Cassero caratterizzerebbe il suo nemico, ma c'è anche un'ira manchevole, una mancata reazione iracunda, virtuosa, nei confronti di un fatto che la merita. Vi ricordate che abbiamo parlato di questo quando abbiamo letto il canto settimo dell'Inferno, dove Dante percorre in una barca la laguna Stigia e vede, insomma, degli iracondi sopra, tra cui il famosissimo Filippo Argenti, ma dove, da quel che gli dice Virgilio, ci sono quelli che sono sotto, di cui si vede solo nella superficie le bolle del loro respiro. E in quel momento, vi ricordate, abbiamo fatto questo discorso sull'ira buona e l'ira manchevole e l'ira eccessiva. Continua allora il suo personaggio a narrare la propria morte, e qui arriva la parte forse più interessante, perché è come se quest'anima, che da un paio d'anni sa di essere salva, quindi potrebbe essere anche del tutto dimentica della propria vita nel mondo,
invece aggiunge al verso 79: ma se io fosse fuggito in ver la mira quando fui sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Cioè, ma se io fosse fuggito verso la mira, che era una città vicina a Oriaco, sulla strada tra Padova e Venezia, quando fui sovraggiunto, quando cioè, i miei uccisori mi raggiunsero a Oriaco, sarei di là ancora dove si respira, cioè sarei ancora vivo. È come se quest'anima, che chiaramente dice di essere accurata, no? Che ha voglia chiaramente di vedere Dio, ma continua a pensare, mannaggia, se io avessi fatto l'altra strada, forse non sarei ancora morto. Quindi c'è ancora una certa nostalgia della vita dei vivi, ovviamente per niente paragonabile a quella che hanno i veri morti, no? I dannati, ma che caratterizza appunto queste anime che non hanno ancora cominciato a fare un lavoro puntuale sulle proprie colpe. E quindi racconta come invece di prendere la strada verso la città, si mette in una palude. Al verso 82, corsi al palude e le cannucce, il braco mi impigliarsi chi caddi e l'ividio delle mie vene farsi in terra laco. Cioè, come dicessi, invece, cioè invece di andare verso mira, io corsi alla palude e le cannucce, le canne e il braco, il fango, mi impigliarono così, cioè mi ostacolarono l'andata così tanto che io caddi. E lì io vidi che delle mie vene si faceva un lago in terra. Stupenda immagine con la quale si chiude il primo racconto dei tre che conformano il canto. Quindi è come se quest'anima avesse ancora molto vivida la propria morte, non come una liberazione dal corpo, e quindi con la liberazione della propria anima verso il bene, ma ancora con una certa nostalgia della vita che hanno lasciato in un modo così, insomma, violento. Io direi di fare la pausa ora, anche se nel racconto non ci sono pause, ma in qualche momento la dobbiamo fare, perché immediatamente appare già nel verso 85 la voce di un secondo personaggio. Ma se siete d'accordo, facciamo ora una pausa di 5 minuti. Nel frattempo, per favore, voi inviate le vostre domande e alle 3 riprendiamo. Grazie. Allora, riprendiamo, grazie delle domande. Qualcuno osserva, domanda Juan Pablo, se è associato al drammatismo di quei corpi assassinati in guerra sul campo. Non so se ti riferisci, Juan Pablo, perché non so in che momento hai fatto la domanda. Quello che io avevo segnalato, ma non so a che cosa si riferiva la tua domanda, è se quello che io avevo fatto, che tra l'altro è tradizionale nella critica, è associare l'urgenza che loro mostrano nel parlare con Dante con l'urgenza della conversione di questi morti per violenza. Il fatto di essere morti in guerra non servirebbe per parlare del terzo spirito, che come vedremo è una donna ammazzata in quello che oggi diremmo femminicidio. E quindi non c'entra proprio la violenza della guerra, bensì la violenza. Cioè, quello che qui importa è che sono stati ammazzati e che Dante in qualche modo, diciamo, conferma
la possibilità di pentimento che hanno tutte le anime, anche non avendo più voce, più forze, c'è sempre la possibilità del pentimento quando si capisce che si sta morendo. È una cosa importante di cui abbiamo, credo, commentato qualcosa quando abbiamo letto un altro canto quinto, quello dell'inferno. Perché siccome la protagonista dell'episodio centrale di quel canto quinto, Francesca da Rimini, è stata ammazzata anche lei, secondo alcuni commentatori romantici, non ha avuto il tempo di pentirsene, e che in qualche modo il suo assassino Gianciotto, sarebbe il colpevole anche della dannazione eterna di Francesca. E invece tutti questi personaggi morti per violenza fanno capire che non è così, che anche Francesca avrebbe potuto pentirsi. Prendo non a caso il personaggio di Francesca perché è tradizionale nella critica associarla all'ultimo dei personaggi di questo canto, che è per la prima volta di nuovo una donna che parla, dopo, insomma, un'intera cantica di silenzio delle donne. Quindi quando arriveremo ne parleremo. Qualcuno però, Leonor, si è anticipata perché parla di Pia, domanda che hanno in comune i peccati di questi tre. Perché dice che non si capisce che hanno fatto, Pia sembra innocente. E no, infatti qui non si parla dei peccati, come del resto in molti canti nemmeno dell'inferno, ci sono diversi personaggi anche molto famosi che non parlano del proprio peccato. Non lo so, penso a Farinata degli Uberti, non parla della propria eresia, parla di politica con Dante. Penso a Brunetto Latini che non parla della propria sodomia, ma parla della sorte di Dante, dell'esilio di Dante, del destino di Dante come poeta. Penso a Ciacco che non parla della propria gola, la nomina solo, no? Dice che è lì per la dannosa colpa della gola, ma non è che si mette a raccontare, si mette subito a parlare anche lui di politica, visto che è davanti a un concittadino. Anche queste anime non parlano del proprio peccato, parlano del momento della morte, che è evidentemente la cosa a cui sono ancora più legati affettivamente. Va bene? Quali sono i loro peccati? Non lo sappiamo, evidentemente a Dante non importa di trasmetterlo questo. Qualcuno mi domanda sulla versione della Bach, onestamente non l'ho mai studiata. Direi che se state assistendo a questo corso è perché potete leggere in italiano e quindi una qualsiasi edizione in italiano che abbia le note è benvenuta. Quella che avete va bene. Poi qualcuno dice non solo è dinamico questo canto, ma è tutto parlato, teatrale. Loro riflettono, parlano dei loro sentimenti. Sì, beh, il teatro è effettivamente uno dei generi che compongono la commedia. In questo caso è la cosa più stupefacente, no? Perché in realtà in tutta la commedia c'è dialogo teatrale. In questo caso quello che attira l'attenzione è il contrappunto che c'è tra queste voci corali che Dante sente all'inizio e poi le voci individuali di questi tre. Che parlano uno dietro all'altro. E qui Juan Pablo dice che qui c'è il poema congetturale. Infatti, ora ne parliamo quando arriveremo al personaggio, a Buonconte, che è quello alluso appunto da Borges. Magari ci leggiamo quel meraviglioso poema congetturale di Borges e facciamo una brevissima digressione. Sull'appropriazione di Borges, cioè sull'appropriazione di Dante da parte di Borges. Quando leggeremo la fonte, ci soffermeremo un attimo, grazie. Allora, riprendiamo dal verso 85, vi ricordate che ha appena finito di parlare, raccontando con questa bellissima immagine del lago di sangue.
sul, diciamo, per terra Jacopo del Cassero, e un'altra anima subentra come se stesse aspettando con ansia che l'altro finisse di parlare. Poi disse un altro: «De, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte con buona pietate, aiuta il mio». Cioè, in nome di quel desiderio, no? Che è uguale al desiderio proprio, quindi c'è un'identità tra il desiderio che muove Dante nella montagna e lo stesso desiderio che hanno questi penitenti. In nome che il desiderio che ti ha portato, che ti sta portando nell'alto monte, arrivi a lieto fine, si compia, aiuta il mio desiderio con buona pietà. Cioè, abbi pietà di me, ed è sottinteso, parla di me ai miei parenti, così anch'io posso accelerare questa strada che tu stesso stai facendo. E quest'anima, a differenza di quella di Jacopo, dice il suo nome. La prima cosa che fa è presentarsi. Al verso 88, io fui di Montefeltro, io son buon conte. Giovanna o altri non ha di me cura, perché io vo tra costor con bassa fronte. Vedete la differenza tra il verbo per parlare della propria appartenenza a un posto? Io fui di Montefeltro, e quasi sottointeso ora sono del purgatorio, cioè ora non ho più la patria che avevo nel mondo, ma io son buon conte, cioè il nome di battesimo si conserva perché è l'elementare identità con cui l'individuo si unisce a Dio. Questo buon conte di Montefeltro non è altro che il figlio di Guido da Montefeltro, che noi abbiamo il dispiacere di conoscere, abbiamo avuto il dispiacere di conoscere dalla lettura del canto 27 dell'Inferno. Vi ricordate che dopo il magnifico canto di Ulisse, dedicato sempre alla stessa ottava bolgia dell'ottavo cerchio, c'è questo episodio di cui è protagonista appunto Guido, che vi ricordo brevemente un elemento di questo suo episodio, perché sarà importante diciamo per associarlo a quello che capiterà qui da quello che racconta il figlio con Conte. Guido era anche lui, come il figlio, un capo ghibellino molto importante, un uomo politico molto sagace, molto abile, che quando parla con Dante gli dice appunto che lui conobbe tutte le arti nascoste della politica, che le sue arti furono più da volpe che da leone, e gli racconta che qualche anno prima della morte si era pentito, era diventato francescano, era andato a vivere in convento, e che i suoi giorni sarebbero finiti bene se non fosse per colpa, dice lui, che come tanti abitanti dell'inferno amano dar la colpa agli altri dei propri misfatti, dice, se non fosse perché il gran prete, cioè Bonifacio VIII, il Papa, venne al convento e mi chiese un consiglio fraudolento, cioè come sconfiggere la famiglia Colonna che resisteva all'autorità papale. E allora racconta Guido a Dante, dalla sua fiamma nell'ottavo cerchio, che lui diede questo consiglio e che quando morì San Francesco, dice Guido, scese dal paradiso per portarselo via, come era tradizione che facessero che succedesse ai francescani nel convento, ma che un diavolo disse a San Francesco: no, no, questo me lo porto io, perché da quando ha dato questo consiglio fraudolento, io gli sono stato dietro, quindi me lo porto nell'inferno. Perché vi racconto tutto questo? Non solo perché qui abbiamo il figlio, ma perché a partire da una domanda che fa Dante, Buonconte racconterà una storia simile
ma contrassegnata, insomma, in senso opposto, è che questo racconto di Buonconte, a differenza di quello di Guido, è chiaramente vero. Quindi, ora che abbiamo ricordato come Dante vuole che ricordiamo le cose, leggiamo che cosa dice Buonconte a Dante. Io fui di Montefeltro, io son Buonconte, Giovanna o altri non ha di me cura, perché io vo tra costor con bassa fronte. Cioè, né Giovanna, che era la moglie, né altri parenti, si prendono cura di me, quindi nessuno mi ricorda, nessuno prega per me, per cui io cammino tra questi con la fronte bassa. Bellissima, bellissima idea di Dante, secondo cui i morti pensano a noi, cioè i morti, insomma, nonostante abbiano già vinto la vita eterna, possono essere tristi o vergognosi se sono dimenticati al mondo. E Dante, vedendo appunto Buonconte, che come dicevamo era anche lui un capo ghibellino, che era morto alla battaglia di Campaldino nel 1289, battaglia alla quale aveva partecipato anche Dante stesso, questo importante, approfitta, come ha fatto anche con il padre e come fa in tanti momenti del viaggio, per riempire un vuoto che riguarda quello che nel mondo si sa di qualche personaggio. In questo caso, di Buonconte, che era morto in questa battaglia, non si era mai trovato il corpo e quindi ci si chiedeva dove fosse finito. E quindi Dante, la prima cosa che gli domanda, appunto, è che la domanda, come vi dicevo, che darà luogo a questa narrazione che contrasta con quella che il padre aveva dato nell'inferno, e appunto al verso 91, e io a lui: qual forza o qual ventura ti traviò sì fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? Cioè, che è capitato con il tuo corpo? Che forza, cioè quale violenza o quale fortuna ti portò così lontano dal campo di battaglia che nessuno ha mai trovato il tuo corpo? E lui, al verso 94, risponde: oh, risposelli, a piè del Casentino, traverso un'acqua c'ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Avennino. Allora comincia a raccontare dei fiumi che ci sono in questa zona, perché questo sarà appunto legato alla fine del proprio corpo. Al piede del Casentino attraversa un fiume che si chiama Archiano, che nasce negli Appennini, nell'Ermo, nel convento di Camaldoli. E al verso 97 cominciano i versi che poi citerà Dante, in qualche caso traducendo quasi letteralmente, che citerà Borges, scusate, nel poema Conjeturale. Lave il vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piede, sanguinando il piano. Cioè, laddove il nome dell'archiano diventa futile, perché, cioè, quando nel momento in cui l'archiano cade in Arno e quindi perde il nome che aveva prima, le sue acque cominciano a chiamarsi Arno, io arrivai ferito nella gola, fuggendo a piede e insanguinando la pianura, quindi lasciando una striscia di sangue per terra. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Lì, cioè in questa pianura sanguinante, io perdetti la vista e la parola, finì, cioè morì nel nome di Maria, e lì caddi, e la mia carne rimasa sola, cioè sciolta dall'anima. C'è tutta una discussione sulla
sull'interpunzione di questa terzina che va dal verso 100 al verso 102, perché il verbo finì, che voi avete al verso 101 scritto finì con l'apostrofo, potrebbe essere un verbo di prima persona in cui manca la seconda i, perciò l'apostrofo, finì, io, e che è come ho letto adesso, perché l'interpunzione accettata ufficialmente dal testo di Petrocchi, in cui appunto quello che starebbe dicendo con Conte è: lì io perdetti la vista e la parola, io finì nel nome di Maria, quindi pronunciando il nome di Maria, che chiaramente accoglie chi si pente, e lì caddi. Secondo altri, siccome finì con una sola i e con accento e terza persona, alcuni altri credono, ma forse in qualche edizione che voi avete non c'è un punto e virgola al verso 100 dopo parola, e leggono così: quivi perdei la vista, virgola, e la parola nel nome di Maria finì, cioè la mia parola finì nel nome di Maria, quindi l'ultima parola che io dissi è stato Maria, e li caddi. Vabbè, non sono cose di così tanta importanza, quello che è ovvio, sono versi bellissimi, dove anche lui, insomma, ferito a morte, perde la vista e quasi la conoscenza, ma si dà del tutto a Maria. E al verso 103, arrivando proprio alla risposta che Dante attende, cioè alla domanda che lui ha posto, dove è finito il corpo di Buonconte, lui aggiunge questo particolare al verso 103. Io dirò il vero e tu il ridi tra i vivi. L'angel di Dio mi prese, quel d'inferno gridava: o tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Cioè, io dirò la verità e tu dilla tra i vivi, che non sanno dove è rimasto il mio corpo. E io vi dicevo che appunto questo io dirò vero sembra di voler opporre questa narrazione che avviene subito dopo alla narrazione che fece suo padre, che non stava né in cielo né in terra, cioè che San Francesco fosse sceso dal paradiso malinformato, cioè senza sapere che quest'anima che stava andando a prendere non era da portarsi in paradiso, bensì dannato, come se in paradiso ci fosse una burocrazia per cui le notizie non arrivano in tempo, quando invece ogni lettore della commedia sa, e lo sapremo anche noi l'anno prossimo, che in paradiso tutte le anime, e figuriamoci anche quella di San Francesco che è così vicino a Dio, vedono in Dio tutta la verità di tutto quello che è accaduto, accade e accadrà. Quindi com'è possibile che Francesco scenda e un diavolo lo freghi, no? E invece quello che racconterà qua Buonconte sì è vero, innanzitutto perché lo racconta un salvato, quindi su questo non ci piove, tutte le anime del purgatorio sono affidabilissime, ma anche perché è del tutto coerente con tutto il resto del libro, e cioè che l'ignoranza sia dalla parte del diavolo e la sapienza chiaramente dalla parte degli angeli. E infatti quello che lui adesso comincia a raccontare, che noi interromperemo un attimo per leggere Borges, è che quando l'angelo di Dio lo prese per portarselo in purgatorio, c'era un angelo caduto, cioè un diavolo dell'inferno, che gridava: tu angelo del cielo, perché mi privi di lui? Tu ti stai portando la parte eterna di questo, cioè l'anima, per una lagrimetta che me lo ha tolto, importantissimo, una lagrimetta sincera, senza l'intervento del prete, né della chiesa, né della confessione formale,
è sufficiente a redimere un'intera vita di peccato. Bene? Quindi il diavolo, impotente, si lamenta che per una lacrimetta, dopo che lui ha guidato la vita del peccatore per tutto il resto, l'angelo se lo sta portando in paradiso. E come vendetta annuncia al verso 108, ma io dell'altro, cioè del corpo, che è la parte non eterna, farò un'amministrazione diversa. E poi appunto dal verso 109 in poi Buonconte racconterà che cosa organizzò atmosfericamente il diavolo per dare al corpo un trattamento cattivo, quasi per vendetta, visto che l'anima comunque è salva. Ma prima di leggere quello, se siete d'accordo, condivido un attimo lo schermo, così leggiamo il poema di Borges, che oltre ad essere stupendo di per sé, è fortemente significativo del canone argentino, no? Perché ovviamente credo nessuno possa mettere in dubbio che Borges è lo scrittore argentino più importante, e per Borges, come forse sapete, la Divina Commedia è il miglior libro mai scritto in tutte le epoche e in tutte le lingue. E appunto questo incontro tra giganti, o direi tra un gigante che è Dante e un grande che è Borges, è cifrata in qualche modo gran parte della nostra cultura argentina. Allora, vediamo se riesco a condividere lo schermo, il che non ho mai fatto qua con voi, però di solito ho fatto in altri corsi. State vedendo il poema congettural? Se qualcuno di voi me lo dice, lo ringrazio. Sì, Claudia. Grazie, perché io non vedo voi. Intanto vediamo perché si chiama congettural, che vuol dire ipotetico. Il dottor Francisco Laprida, assassinato il día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Dos puntos. Quindi è una congettura, un'ipotesi che immagina Borges circa l'ultimo pensiero di Francisco Laprida, di questo eroe, insomma, della patria. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, los crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Maravilloso, maravillosa lírica di Borges, in cui convivono praticamente tutte le figure retoriche. Si può usare appunto per insegnare quello,
Perché dicevo che questo più il racconto l'Aleph sono forse la cosa più significativa che fa Borges con Dante. Intanto, come vedete, no? C'è la dichiarazione esplicita in questo caso, il che non è comune in Borges, perché Borges cita Dante molte volte, ma non sempre lo fa in un modo esplicito, come in questo caso che possiamo andare a vedere chi è questo capitano del Purgatorio, la cui morte è ripresa testualmente. Allora, scusate perché io sento dei rumori per cui vi azzittisco di nuovo. Stavo dicendo, è particolarmente significativo. Intanto perché riprende un topos di Dante che per Borges è molto importante, che è quello della vita intera di un uomo cifrata in un attimo. Borges dichiara più di una volta che questa risorsa letteraria per la quale lui stesso è famoso al mondo l'ha imparata da Dante. È comunque una lettura di Borges non originale, perché questa osservazione c'era già nella critica romantica dell'Ottocento, di cui si alimenta lo stesso Borges, che legge Dante con l'aiuto di non solo in traduzioni ottocentesche all'inglese, ma anche con l'aiuto di note sia dell'Ottocento che del Novecento, e anche una cosa che lo stesso Dante aveva imparato dai testi provenzali. Ma per Borges è una delle cose importantissime che Dante gli ha insegnato. Ma in questo caso è interessante perché Borges immagina che un eroe della patria, Francisco della Brina, ricordi la Divina Commedia nel momento della morte e quindi in qualche modo arricchisca la propria comprensione ultima del suo destino sudamericano in rapporto con un testo emblematico del canone europeo. E attraverso questa associazione, questo personaggio che parla in prima persona, congetturalmente, secondo quello che Borges immagina, arricchisce la propria comprensione di chi è per sempre, del viso che in Dio ci fu sempre di lui, chiaramente dalla conversione religiosa di Buonconte. E infatti è in accostamento con Dante che appare la parola endiosa, il pecho inexplicable, il rostro che Dio conosceva desde il principio. E quindi l'aspetto trascendente, che in Borges di solito è abbastanza cancellato, coincide in questo caso con la comprensione del proprio destino politico. Cioè, io che volevo essere un uomo di lettere, dice Francisco della Brina, che ho letto Dante, muoio così nelle mani dei barbari, insomma. Bene, dopo questa digressione borghiana possiamo tornare al nostro Dante. Vedo che ci sono delle cose e l'intimo cucito nella garganta. Infatti, meraviglioso anche perché non ha predicato quell'ultima parte. È come se la morte l'avesse trovato quando lui sente già che si avvicinano e non riesce proprio a completare la frase. È meraviglioso. Qualcuno dice nel poema di Borges è il corpo di Lapida che non si è trovato. No, non credo. Bene. Allora, riprendiamo Dante. Ci eravamo fermati al verso 108 dove Buonconte ha citato le parole del diavolo che, rassegnandosi a non avere giurisdizione sull'anima, la parte eterna che lui sta lasciando, si vendica, annuncia di voler vendicarsi con un maltrattamento del corpo, che è appunto l'oggetto del dubbio di Dante.
Al verso 109, Buon Conte dice a Dante: ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Cioè, vedete la genialità di Dante che in una terzina mette in bocca un personaggio il ciclo dell'acqua, no? Con una grande naturalezza. Dice: tu sai bene come nell'atmosfera si raccoglie il vapore umido che torna in acqua una volta che sale dove trova le correnti fredde. No? Allora, fa ricordare Dante questo e racconta subito dopo, al verso 112, giunse quel malvoler che pur mal chiede con lo intelletto e mosse il fumo, il vento per la virtù che sua natura diede. Allora, qui Dante sta riprendendo un'idea tradizionale accettata anche da Tommaso, secondo cui gli angeli e gli angeli caduti, che sono i diavoli, hanno il potere di modificare il clima del mondo, di produrre delle tempeste, per esempio. E quindi dice: quel malvolere, cioè quel diavolo, si unì, si aggiunse, quel malvolere che solo desidera il male, pur mal chiede, si unì con l'intelletto, cioè con l'intelligenza, e mosse il fumo, il vento, a causa della virtù che gli diede la sua natura. Cominciò a, insomma, muovere l'aria. È come se fosse arrabbiato il diavolo, no? Ha perso quest'anima, quindi cerca di rovinare il corpo. E al verso 115, indi la valle come il dì fu spento, da Prato Magno al Gran Giogo coperse di nebbia. Cioè, quindi, non appena il giorno si spense, quindi quando c'era il tramonto, coprì la valle di nebbia da Prato Magno alla Giogana, che sono rispettivamente a destra e sinistra dell'Arno, appunto nel tragitto in cui percorre la pianura di Campaldino. Quindi coprì di nebbia tutto il campo di battaglia. E il ciel di sopra fece intento sì che il pregno aere in acqua si converse, cioè e fece così gravido di pioggia il cielo di sopra che l'aria si converse in acqua, chiaramente in pioggia. Verso 119, la pioggia cadde, ai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse, cioè cadde la pioggia e arrivò ai fossati tutto quello della pioggia che la terra non poteva assorbire. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si riunò che nulla la ritenne. Cioè, è come succede a tutti i fiumi grandi, si rovinò, cioè cadde verso il fiume reale principale, che questo in questo caso è l'Arno, che sbocca poi in mare, tanto velocemente che nulla la ritenne la pioggia, no? Perché fuoriuscì dai canali e entrò nell'Arno. E adesso arriva a unirsi quest'acqua tempestuosa con il corpo che è oggetto di tutto il racconto. Verso 124. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archiano rubesto. L'archiano rubesto, cioè ingrandito, trovò nella foce dell'Arno il mio corpo gelato da questo vento che si era alzato, e quel lo sospinse nell'Arno e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse. Cioè, mentre il corpo è trascinato da questo fiume ingrandito dalla pioggia, al corpo si sciolse la croce che, dice Buon Conte, aveva fatto di sé nel momento in cui fu sconfitto dal dolore del peccato. Cioè, lui nel suo pentimento evidentemente mise le braccia in croce sul proprio petto, come simbolo di
conversione. E questo si disfa nel mezzo della piena del fiume. E qui succede una cosa stupenda da questo verso 128, cioè in questi ultimi due versi che pronuncia l'anima di Bonconte, è tale, diciamo, l'emozione nel ricordo della propria morte, che l'anima di Bonconte passa a parlare in prima persona come se fosse ancora un corpo. Perché lui aggiunge: voltommi per le ripe, per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Cioè mi fece girare colpendomi tra i bordi e il fondo del fiume, poi con i detriti che trascina di solito un fiume, mi coperse e mi cinse, quindi perciò il corpo non si è più trovato. Ma a differenza di Jacopo del Cassero, che parlava del suo corpo in terza persona e in prima persona lui come anima, Bonconte finisce col parlare in prima persona come un corpo, no? Mi coperse, mi voltò. Va bene? E senza un verbo che annunci il cambio di personaggio, al verso 130 subentra la voce di Bonconte, la voce femminile che, come vi dicevo, non sentiamo da un altro canto quinto. De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguito il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia. Siena mi fe, disfecemi maremma, salsi colui che innannellata pria, disposato m'avea con la sua gemma. Allora, vedete il contrasto di tono, no? Tra Bonconte che narra la sua, non solo la sua morte violenta, ma anche l'impetuosità di questo fiume che trascina il corpo, no? In mezzo a questa tempesta, diciamo, scatenata dal diavolo, e il tono pacato, mite, pacifico di questa donna, anche lei morta per violenza, anche lei pentitasi a fine vita, ma che, come osservava qualcuno di voi, tendiamo a scordarci che è una peccatrice anche lei. Beh, quando tu sarai tornato al mondo, dice Pia a Dante, e riposato della lunga via, meraviglioso verso 131, unicum in tutto il poema, Pia dei Tolomei, che è quella che crediamo che sia questa donna, perché se ne sanno pochissime cose, non abbiamo notizie di questa vicenda indipendenti da Dante stesso. Questo personaggio è il solo di tutto l'inferno e tutto il purgatorio che pensa al riposo di cui avrà bisogno Dante dopo il suo viaggio nell'aldilà. E quindi con delicatezza domanda a Dante che senza fretta, quando sarà già riposato di questa strada che sta facendo, si ricordi di lei, che è la Pia, appunto questa donna che secondo i commentatori antichi era sposata un tale Nello Pannocchieschi, un tale della Maremma Toscana, cui lei fa riferimento appunto al verso 134, che per motivi su cui non si mettono d'accordo i commentatori, secondo alcuni per gelosia perché lei avrebbe avuto degli amanti, secondo altri perché in realtà voleva lui sposare un'altra donna, la fece ammazzare, o secondo altri l'ammazzò lui stesso, secondo alcuni l'accoltellò, secondo altri la lanciò dalla finestra. Come vedete, non sappiamo praticamente nulla di questa donna, ma non lo sappiamo perché neanche Dante ha voluto che lo sapessimo, perché sembrerebbe, dalle parole che gli ha messo in bocca, che la sola cosa che si interessa a Dante di trasmettere di lei è intanto la sua cortesia,
la sua capacità di considerare lo stato d'animo e la stanchezza dell'altro, perché in questi pochissimi versi che pronuncia c'è questa considerazione, come vi dicevo, del tutto eccezionale della stanchezza umana di Dante. Poi, chiaramente, per riferirsi, per chiedere l'aiuto che tutti e tre i personaggi stanno chiedendo a Dante, che è il fatto che Dante, quando tornerà al mondo, racconti ai parenti che stanno bene, che sono salvi, che quindi hanno bisogno di preghiere, questo Pia lo dice in un solo verso: ricorditi di me che son la Pia. E poi, anziché raccontare come è stata assassinata, come hanno fatto Jacopo e Bonfonte, lei dice attraverso questa efficacissima metonimia: sienami fe, disfecemi maremma. Cioè, invece di dire nacqui a Siena, morì nella Maremma toscana, è come se riconoscesse il carattere di terra di cui era fatto il suo corpo. Mi fece Siena, mi disfece la Maremma, lo sa mio marito. Detto senza il nome, senza una diciamo accusa esplicita, attraverso la perifrasi, colui che prima mi aveva inannellata, cioè mi aveva messo un anello con una gemma, disposandomi prima, cioè lo stesso che prima era stato mio marito, mi aveva sposato con un anello, con una gemma, lui sa bene come mi disfece la Maremma, perché chiaramente è quello che la ammazzò o che la mandò ad ammazzare. Vedete perché vi dicevo che quest'anima è stata tradizionalmente associata per opposizione all'anima di Francesca da Rimini, non solo perché sono entrambe protagoniste, almeno parziali, di un canto quinto, uniche voci femminili che abbiamo sentito finora, ma anche perché entrambe sono state ammazzate dal marito, e quindi queste sono le cose che hanno in comune. Ma quanto distante è la loro psiche, mentre Francesca si autovittimizza dalla colpa all'amore, dalla colpa allo scrittore che ha scritto il libro che lei e Paolo stavano leggendo, e esprime con innegabile volontà vendicativa che la Caina attende Gianciotto che l'ammazzò. Quest'anima, chiaramente, come diceva il coro precedente, si è pentita dei peccati, quindi a differenza di Francesca è salva e ha perdonato il suo uccisore. Perciò ha trovato una pace che Francesca non troverà mai. Avete qualche domanda? È difficile vedervi tutti. Allora, se non avete domande, rileggiamo il canto e ci salutiamo fino alla settimana prossima. Io era già da quelle ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me, drizzando il dito, una gridò: perché non par che luca lo raggio da sinistra quel di sotto, e con me vivo par che si conduca? Gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidile guardar per maraviglia pur me il lume che era rotto. Perché l'animo tuo tanto s'impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti? Che ti faccio che qui vi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insonne. Che poteva io ridir se non io venno?
dissilo alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan gente innanzi a noi un poco, cantando miserere avverso avverso. Quando s'accorser chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un lungo eroco. E due di loro in forma di messaggi corsero incontro a noi a dimandarne: di vostra condizione fatene saggi. E il mio maestro: voi potete andarne a ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, con mio avviso, assai è lor risposto, faccian gli onore ed esser può lor caro. Vapori accesi non vidi io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno. E giunti là con gli altri a noi dier volta come schiera che scorre senza freno. Questa gente che preme a noi è molta e vegnonti a pregar, disse il poeta, però pur va e in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando un poco il passo queta, guarda se alcun di noi qua vedesti, sicché di lui di là novella porti. De, perché vai? De, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio disse vederne ancora. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa che io possa, spiriti bennati, voi dite io farò per quella pace che dietro ai piedi di si fatta guida, di mondo in mondo cercarvi si face. E uno incominciò: ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa, non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sia di tuoi prieghi cortesi infano, sicché ben permessa d'ori, purch'io possa purgar le gravi offese. Quindi fu io, ma li profondi fori, ond'io uscì il sangue sul quale io sedea, fattimi fuori in grembo agli antenori, là dov'io più sicuro esser credea. Quel da est il fe far che m'avea in ira assai più là che dritto non volea. Ma se io fosse fuggito in ver la mira quando io fui sovraggiunta d'Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, le cannucce il braco m'impigliar sicchi canti, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra l'aco. Poi dissi un altro: desse quel desio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietà ti aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, il son buon conte, Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui: qual forza o qual ventura ti traviò si fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? O risposelli, a piede del Casentino, traverso un'acqua che ha nome l'Archiano, che sovra l'ermo nasce in Appennino. L'ave il vocabol suo diventa vano, arriva io forato nella gola, fuggendo a piede, sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e quivi caldi, e rimase la mia carne sola. Io dirò vero e tu il ridi tra i vivi. L'angel di Dio mi prese, quel di inferno gridava: o tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel malvoler che pur mal chiede con lo intelletto,
e mosse il fumo il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il diffo spento, da Prato Magno al gran Giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde, ai fossati venne, di lei ciò che la terra non sofferse. E come i rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruminò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian robesto, e quel sospinse nell'arno, sciolse al mio petto la croce, chi fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguito il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia. Siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che n'annellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Grazie dell'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci.